San Maurizio. Il totem mi spiega bene dove sono e che cos'è. E poi con questo, con il codice a barre, no, il codice, insomma, quello lì, c'è una spiegazione in 9 lingue. Quindi io mi sono letta quelle in italiano, quindi so che da poco è terminato il restauro di San Maurizio al Monastero Maggiore, con i suoi 4.000 metri quadrati di affreschi rimessi a nuovo. È la Cappella Sistina di Milano, bellissima, tutta affrescata. Questo era un monastero delle suore benedettine di Milano, si capisce dal fatto che c'è una grata, è diviso in due ed è diviso appunto perché da questa parte c'erano i fedeli, ma non solo, c'erano anche quelli che venivano a trovare le suore benedettine, e dall'altra parte c'erano le suore che stavano proprio là dietro. Questo era un monastero di clausura. La chiesa, iniziata nel 1503, è una galleria di ritratti dei signori milanesi del Cinquecento. Questa chiesa è stata dipinta da tantissimi autori, da tantissimi pittori. Dai più importanti pittori del Cinquecento milanese e lombardo, però in primis ce n'è uno. Sì? Che è Bernardino Luini e la sua bottega, uno dei più importanti seguaci di Leonardo. Eccolo! Vedi? Cioè, traccia di Leonardo sempre, sempre. Era il più grande convento di Milano per secoli perché era dotato di tanti terreni che arrivavano in dote insieme alle monache, ed era anche il più importante perché pensa che la badessa era una vera potenza e addirittura partecipava a quella commissione ecclesiastica dove c'erano solo uomini e lei era l'unica donna. Che decideva come gestire i beni della chiesa ambrosiana, i lasciti e i testamenti. Potente, era potentissima. Tanto la badessa, quando si dice la badessa, e comunque ecco, questa ne è una dimostrazione, perché qui c'erano denari per pagare tutti questi artisti che fanno queste cose meravigliose. Allora, nelle lunette ci sono Alessandro Bentivoglio e Ippolita Sforza, una Sforza naturalmente, accompagnata dalla figlia che è diventata la badessa. Ippolita Sforza, Bentivoglio, era anche una signora di Milano che teneva il salotto con i più importanti artisti, probabilmente anche lo stesso Luini. Lei è abbigliata in un modo veramente stratosferico, perché naturalmente la moda c'era anche allora. E la moda, guarda caso, di quei fiocchetti è proprio la moda lanciata da Leonardo da Vinci. L'abito unito da tanti fiocchetti, con le maniche così gonfie e quel cappellino molto sfizioso che ha in testa. Era bella, era ricca, era potente. Senti, Maria, con quel nome, insomma, mistico, però per fortuna non dobbiamo entrare in convento, però vogliamo andare a vedere di là. Andiamo a vedere nella parte che in realtà era riservata solo alle monache. Ah, va bellissimo. Sono gli scranni delle monache, si sedevano qua. Esatto, sono degli stalli ancora utilizzabili, per esempio quando fanno dei concerti si può assistere stando seduti su questi stalli. Che bello! Come vedi sono numerosissimi, praticamente 100, e ti dimostrano quanto grande fosse la comunità monastica qui a San Maurizio. E poi c'è un organo meraviglioso. Hai visto? È un organo Antegnati, perché le monache chiaramente praticavano la musica e praticavano il canto. Questa parte è stata sempre nel tramezzo affrescata da Bernardino Luini. I figli di Bernardino Luini, che erano la sua bottega, hanno affrescato le cappelle laterali, mentre da quell'altra parte sono rappresentati i committenti che dovevano presentarsi ai fedeli in tutta la loro bellezza e ricchezza. Da quest'altra parte le cappelle hanno dei paesaggi che ricordano tanto anche i paesaggi di Leonardo, per aiutare la meditazione delle monache, e nelle lunette ci sono affrescate le scene della passione di Cristo per aiutare nella preghiera le monache. Qui proprio non potevano neanche guardare di là, Cioè, no. Non si poteva proprio. Quando Carlo Borromeo viene a visitare il convento, decide questa grata di ridurla ancora di più perché era più grande. Era più grande. E dispettoso. Thank you.
Poi qua c'è un'ultima cena dipinta dai figli di Luini, che risente moltissimo appunto dell'ultima cena di Leonardo. E sotto questa ultima cena c'è la porta che serviva alle monache per andare sulla torre. La torre è quella campanaria addossata, come tutto il convento, alle mura di epoca romana. Ah! Eccoci! Milano dall'alto. Da sopra si può vedere la torre poligonale di epoca imperiale. Qui ci sono anche tutte le antiche colonne romane che sono state riutilizzate per fare questa parte superiore di questa torre. Era l'ingresso dell'antico circo romano che si trovava proprio qua. Mediolanum, dell'antico romano Mediolanum. Che viene dalla leggenda della scrofa Mediolanuta, trovata qui dal re celtico Belloveso. Lui arriva qua e decide di fondare Mediolanum, che ricorda la scrofa Mediolanuta, semilanuta. Ma dai! E già con quello ci ha fatto una copertina, ci ha fatto un vestitino e ha incominciato così la moda di Milano. Con la lana. Con la lana della scrofa semilanuta. In realtà Mediolanum sta nel mezzo. È nel mezzo della pianura, nel mezzo delle acque, nel mezzo del mondo, per importanza. Cioè così, siete così voi milanesi. Questo era il borgo che prendeva il nome proprio dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dove c'è? Anche nel refettorio il cenacolo. Il cenacolo. Quindi qui c'è una copia, diciamo, di un allievo, figlio di un allievo. Esatto. E di un ammiratore in qualche modo. E invece là c'è proprio il cenacolo, il famoso l'originale. Cenacolo. Si potrà vedere. Ma... non solamente un souvenir o una cartolina, ma davvero!